L'edizione 2023 della Settimana della Cultura porta delle novità nella sua 8ª edizione. L'associazione Leonardo da Vinci, infatti, varca i confini di Isola di Capo Rizzuto e approda nella città di Crotone. È presso il Museo di Pitagora è stato consegnato il premio Poseidon, che si apre a nuovi dibattiti sul senso di fratellanza, riscoprendo un'umanità che non deve essere oscurata dalla diversità dell'uomo. Sono lontani, ma sono sempre vicini. Isola ha fatto la sua parte insieme ad altre associazioni di Cutro, che hanno avuto una sinergia tra di loro che non è sempre ricambiata tra associazioni, perché ci sono delle gelosie o come si vuol fare, ma questa volta le associazioni hanno collaborato in pieno coordinamento tra di loro. Cosa rappresenta il premio Poseidon? Allora, il premio Poseidon nasce per premiare le eccellenze della pesca in apnea, soprattutto, oppure del mondo del mare. Però, visto l'evento di Steccato di Cutro, si è deciso di premiare il coordinatore di tutte queste manifestazioni, di tutti questi eventi allo Steccato di Cutro, con il dottor Costarella in prima linea a coordinare e a raggruppare le associazioni, per far sì che si facesse un lavoro tutti in sinergia. In conclusione le chiedo come da Isola può provenire la tutela del territorio, dell'ambiente e dell'archeologia soprattutto. La tutela può provenire da persone che sono motivate a questo evento, persone che da sempre sono nel campo, chi si occupa di protezione civile, chi si occupa di tutela ambientale, chi va a pesca in apnea, quindi vede che il mare è sporco e al pescatore non interessa prendere il pesce, ma soprattutto vedere il mare pulito, anche se non prende niente, l'importante è che il mare sia pulito. Quindi chi va a pesca in apnea ritorna spesso con plastica nel retino invece del pesce. I premi, le tre croci bianche, sono stati realizzati dall'artista Emanuel Vizzacchero. La prima è la testa mitologica Premio Poseidon, che ho fatto 2 anni fa per omaggiare a Raffaello Prete con il Premio Italiano di Pesca in Apnea, quest'anno il nostro direttore Costarella. Dopodiché ho fatto 4 targhe che riprendono la storia del Steccato di Cutro. Sono bianche, perché giustamente le associazioni non hanno colore. Le tre croci rappresentano le croci che abbiamo fatto noi a Steccato, e poi c'è l'ancora che è la speranza che abbiamo dato ai familiari. Premiate le associazioni e le realtà impegnate sulle spiagge di Steccato di Cutro e all'assistenza dei familiari delle vittime. Premiate Farambiente di Crotone, la Proci Farci di Isola di Capo Rizzuto, Isola Ambiente Apnea, la Proci V di Cutro, e presente la Protezione Civile Calabria, diretta da Domenico Costarella e rappresentata a Crotone da Giuseppe Frisenda. Cosa ricorda la Protezione Civile di quei giorni? È un ricordo indelebile che ci riviene in mente quasi tutti i giorni, perché è stata un'emergenza non soltanto regionale, ma anche un'emergenza nazionale ed europea. Abbiamo affrontato con grande impegno quelli che erano i servizi da attivare, il coordinamento delle ricerche a terra. Devo dire che grazie a una grande sinergia istituzionale tra gli enti comunali, le forze dell'ordine e soprattutto anche le associazioni di volontariato, siamo riusciti a fare il possibile. Purtroppo in questi casi è difficile parlare di un bilancio positivo, perché noi diciamo siamo per la salvaguardia del cittadino, delle persone. In questo caso siamo andati a recuperare soltanto corpi ed assistere i familiari delle vittime. Lo abbiamo fatto al meglio, abbiamo lavorato come se ci fosse sempre qualcosa da ricercare. Oggi ricordiamo quel giorno che ha visto tanti operatori, la Regione Calabria impegnata 24 ore su 24 insieme alla Capitaneria di Porto e a tutte le altre forze dell'ordine.